Ciao ragazze e ciao ragazzi, video nuovo sui prodotti da supermercato. Sono contentissima perché mi piacciono tanto questi video, quindi io ne faccio sempre. E proprio nell'ultimo periodo sono andata al supermercato e ho fatto una nuova missione Inci e alleluia, ho comprato tantissime cose, veramente ho svuotato il supermercato e ne ho comprate veramente veramente tante perché appunto tanti prodotti, perché volevo proprio farvi tanti video di prodotti da supermercato, quindi ne vedrete proprio a seguire uno dopo l'altro, perché come sapete evviva, l'ecobio si sta diffondendo e sono sempre di più le marche che stanno facendo prodotti ecobio o almeno con buon inci. Ecco, quindi siamo qua per trovare delle soluzioni, anche delle vie di mezzo, insomma. Però adesso i prodotti che vi faccio vedere oggi sono proprio buoni, cioè non ci accontentiamo, sono proprio veramente super ecobio e buonissime, non costano tanto al supermercato. Prima di tutto, ragazze, ci terremo tantissimo a parlarvi della nuova linea dei provenzali, di cui in tante tante mi avete chiesto, e quindi yuppiù, finalmente. Allora, praticamente la linea è questa qua, della Provenzali alla rosa moschita. Allora, praticamente questa è una linea che inizio col dirvi è il super certificata ecobio, completamente biologica, infatti completamente biologico certificato, veramente poi è made in Italy, insomma, sono tante cose che a me piacciono di questi prodotti. Poi la rosa moschita io veramente l'adoro, ne adoro il profumo, ne adoro gli effetti sulla pelle, è veramente super super efficace. Come antirughe, ma non solo, ha molti molti benefici. Infatti vi dico già che questa linea non è adatta solo a chi ha pelle matura, come antirughe, ma è adatta un po' veramente a tutti i tipi di peli, anche alle peli giovani. E adesso vi spiego perché. Tonico viso addolcente, effetto rinfrescante, ed è vero, alla rosa moschita. Allora, gli inci io direi di non guardarli neanche, perché veramente sono super super approvati, sono perfetti, bellissimi. Però un accenno ve lo devo fare, perché questo c'ha dopo l'acqua, proprio l'acqua di rosa damascena, quindi vuol dire che c'è, è quasi esclusivamente acqua di rosa damascena, quindi è ottimo veramente, oltre altri vari estratti. È veramente un tonico all'acqua di rose, va? È veramente buonissimo. A me piace tanto anche il profumo, lo utilizzo praticamente dopo essermi struccata. Sapete che il tonico è fondamentale, uno dei miei cosmetici preferiti, che vi dico sempre usatelo sempre, perché vi chiude tutti i pori della pelle, vi elimina le tracce di trucco e ristabilizza il pH della pelle. Va utilizzato sempre la sera dopo esservi struccate, ma anche lo potete utilizzare la mattina. Questo c'ha questo bel profumo, questa azione rinfrescante che anche la mattina vi dà questa sensazione di benessere ancora prima di passare la crema idratante e di truccarvi, quindi è veramente ottimo. Ma perché ho iniziato dal tonico e non dal latte detergente che si usa prima? Va bene, perdonatemi ragazze, sono un po' così, un po' confusa. Il latte viso detergente è un ottimo prodotto, formula leggera e vellutata, ed è vero, perché questi prodotti, benché siano alla rosa moschita, cosa vi ho detto prima, vanno bene anche per chi ha una pelle mista, anche per chi ha una pelle giovane, perché non sono affatto grassi e untuosi. Questo ci tengo tantissimo a dirlo, perché si legge, solo dopo leggeremo, anti-age c'è scritto sulle confezioni, però io ho constatato questa cosa, che non sono per niente untuosi, e adesso siamo anche in estate, quindi veramente non fanno lucidare la pelle, vi consiglio di provarli. Latte viso, questo è un latte detergente che è ricco ricco di estratti, veramente estratti biologici, ecco, quindi è un prodotto biologico, infatti ci sono estratti biologici, evviva! C'è anche il burro di karité, insomma, ci sono l'olio di rosa moschita, ci sono degli olietti bellini, insomma, pregiati, e questo lo massaggio sul viso e appunto mi rimuove tutte le tracce di trucco, è super super profumato, è bellissimo e lascia la pelle molto vellutata, molto morbida, strucca bene, non brucia, quindi veramente è ottimo. Quello di cui io volevo parlare tantissimo è questo qua, il siero viso, che è finora di questa linea, non ho provato ancora tutti i prodotti, però di quelli che ho provato adesso è il mio preferito in assoluto, ed è un siero viso anti-age effetto globale alla rosa moschita. Allora ragazze, questo è un ottimo prodotto veramente, che non solo è anti-age, ma è anche un buon prodotto che si può utilizzare come base trucco, perché è molto leggero, praticamente è una crema, quando lo utilizzate vi accorgete che è una crema, ragazze, infatti vedete, è proprio una crema, però praticamente non fa scia bianca, non unge e si assorbe proprio, infatti già si è assorbito, si assorbe subitissimo.
e quindi profumo celestiale, cioè tutta la linea c'è un profumo, vabbè io adoro la rosa, quindi veramente, non lo so, è come dare la carota al coniglio, veramente l'adoro follemente, profumo bellissimo, veramente una bella linea. E questo siero in particolare mi è piaciuto molto perché, vi ripeto, lo uso la mattina, subito si asciuga e mi posso truccare sopra perché è veramente un'ottima base che anzi rende la pelle molto compatta e molto asciutta e vi mantiene il trucco, cioè fa bene a dire il trucco e ve lo fa mantenere, oltre veramente alle innumerevoli proprietà anti-age, anti-rughe, veramente nutrienti, c'è di tutto di più, non solo ci sono acque floreali, acqua di rose, olio di rosa moscheta, ci sono estratti per certo coferolo, ci sono proprio tante 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 sostanze che fanno benissimo benissimo alla pelle, ragazzi, è veramente un ottimo prodotto. E però ci tenevo a dirvi questa cosa, può fare anzi l'effetto contrario, ho notato che è veramente tanto asciutto e questa cosa me l'ha confermata anche mia sorella, che lei che ha la pelle un po' più secca non le basta, ha bisogno di un nutriente in più e quindi ha bisogno di metterci anche una crema in più. Oppure a volte lo utilizza assieme a una goccina di olio e lo mette sul viso perché è veramente così asciutto. Perciò vi dico, se avete la pelle grassa o mista, provatelo perché veramente può essere una soluzione. E cosa importante, l'olio di rosa moschita presente in questi prodotti c'è, però non causa comedoni, non è comedogeno. Questi prodotti li sto provando da un sacco di tempo e non ho visto aumento di brufoli, di punti neri, quindi questa è una cosa che poi ovviamente è soggettivo, dipende dal vostro tipo di pelle, se magari è molto impura dovete provare, dovete vedere cosa succede, però vi dico la nostra esperienza assolutamente no, anzi mi aspettavo veramente che fossero grassi, fossero più pesanti, invece no. Quindi se avete la pelle secca, come ce l'ha mia sorella, questo potrebbe non bastare e ci vuole quindi la crema. E infatti questa qua è la crema viso da giorno, poi c'è anche quella notte che ancora non ho provato, però questa giorno è veramente, qua c'è scritto formula leggera e vellutata e credetemi, è veramente leggera e vellutata. È un'ottima crema che va bene anche in questo periodo dell'anno perché non è per niente untuosa ed è subito, anche questa qua subito si asciuga e lascia la pelle bella compatta, asciutta. Sia questa che questo, il siero, fanno questo effetto tiraggio sulla pelle che un po' io so che è dovuto alla rosa moschita perché sia l'estratto di rosa moschita che l'olio di rosa moschita hanno un po' questo effetto tiraggio distensivo perché sono antirughe, quindi tendono proprio a stendere le rughettine, a dare questo effetto di pelle distesa che però sulle pelli secche, ad esempio o tendenzialmente secche come quelle di mia sorella, potrebbero dare questa cosa che si sente troppo la pelle che tira, si ha bisogno di maggiore idratazione, quindi questa è la cosa. Comunque è un'ottima crema, anche questa qua, un profumo veramente celestiale, bella, compatta, bellissima veramente. Anche questa qua non è per niente untuosa, quindi anche questa si può utilizzare come base trucco. Cosa dirvi di più? Veramente ottimi prodotti che vale la pena provare. Provate, vedete come vi trovate. Io vi ho detto la mia opinione, aspetto anche nei commenti, dato che tanti di voi aspettavano, insomma, la mia recensione per poterli comprare. Mi raccomando, poi se li provate, tornate e lasciate un commentino perché i vostri commenti sono sempre fondamentali per aiutarci e confrontarvi fra di voi. Ovviamente sono tante recensioni, anche i vostri commenti. Continuiamo con prodotti da supermercato. Allora, queste salviettine, ragazze, queste le ho comprate da OVS, sono quelle della Shaka. Allora, lasciate perdere Shaka, tutto il resto vi feci anche un video in passato, veramente gli inci purtroppo non sono per niente accettabili, insomma, per niente. Però queste salviettine le ho salvate. Allora, quello che mi ha colpito sono i profumi, salviette profumo biscotto, salviette profumo caramello, troppo carini. Infatti quando si strucca non si sente proprio sta cosa, non vi aspettate proprio una cosa paradisiaca, però sono carine quando le usi e cosa bellina, sono comode anche da portarsi dietro, non struccano tantissimo, questo ve lo dico, infatti dice salviette multiuso, non sono proprio struccanti, però sono carine, non struccano tantissimo ma vanno bene, non bruciano, hanno un ICI insomma accettabile. E cosa importante, le potete utilizzare ad esempio se siete fuori, le mettete in borsetta per, non so, per pulirvi le mani oppure non so, per pulire gli occhiali. Io le uso un po' per tutto, me le porto dietro, quindi sono comode, piccoline, di solito si trovano in multipacchi enormi che insomma portarsi dietro non è il caso. E
Allora, quando le salviette sono come queste, che non struccano proprio tantissimo, allora io faccio in questo modo: prendo la salviettina e ci metto un po' di latte detergente sopra e così mi trovo benissimo, cioè basta una goccina e poi la passo sul viso e in questo modo diventa più funzionale. Piccolo trucchetto, perché come sapete non si butta via nulla e si trovano sempre le soluzioni. Altro prodotto di cui volevo parlare, ragazze, è questa crema corpo fluida di Bionova. Sapete che Bionova è una marca che io ho provato veramente tantissimo fin da quando l'ho vista la prima volta al supermercato e mi piace tanto perché è una marca completamente accettabile, c'ha inci veramente buoni, eco bio, infatti anche questo è certificato, è buona veramente, quindi quasi tutto io ho provato e ho accettato tutto. Però questa crema in particolare ve la consiglio perché è una crema corpo molto molto nutriente e ottima. Perché comunque è ricca di estratti, di oli vegetali adatti, è ricca di gel d'aloe vera. Cioè, quando vedo dopo l'acqua già il gel d'aloe vera, mi piace tanto sta cosa, perché la crema ha un effetto anche rassodante, nutriente, cosa che però a chi è intollerante e allergico all'aloe vera non può utilizzare. Però tutti gli altri, ovviamente, è ottimo. Poi c'è tanto burro di karité, c'è l'olio di macadamia che la rende molto setosa, l'olio di argan, insomma è una crema molto elasticizzante che va bene anche per prevenire le smagliature. E poi vi volevo parlare di questo Neutromed, perché dopo il problema, adesso io conservo tutte le scatole perché ve le faccio vedere nel video, però questo è quasi finito, ad esempio poi lo metto nella scatola per farvi vedere insomma come lo trovate al supermercato. E allora l'inci di questo qua è accettabile perché è ben bilanciato, insomma c'ha lo sless però è ben bilanciato, non è per niente aggressivo, c'è anche un po' di acqua di Amamelis che è super purificante, è veramente un inci completamente accettabile. Questo qua io ve lo approvo come sostituto del detergente intimo della Lidl, non so se vi ricordate, Intimate Body Wash, su cui abbiamo detto nei video della Lidl che purtroppo il nuovo detergente non va bene, che hanno tolto quello vecchio. Questo è un buon sostituto perché in tante me lo chiedevate per fare ad esempio anche ricettine in casa come lo struccante bifasico, la struccarlita, questo qua va bene, ma anche sul viso perché è super purificante, non secca la pelle, non fa tantissima schiuma, però è purificante perché poi c'ha l'acqua di Amamelis, è abbastanza delicato, c'ha un pH 5, come sapete, come vi dico sempre, è un'ottima cosa utilizzare un detergente con buon inci sul viso, un detergente intimo, perché è lenitivo, è delicato ed è anche purificante, quindi va bene proprio per combattere le impurità. Poi la Mamelis combatte molto le impurità e anche stringe i pori dilatati, i punti neri, quindi è veramente buono. Questo vabbè, l'ho provato sia come detergente intimo che sul viso ed è buono in entrambi i modi, ve lo consiglio. È un buon detergente, profumo abbastanza neutro, profumo di buono, quindi Neutromed, ok, un buon sostituto, una valida alternativa. Infatti poi c'è scritto senza parabeni, senza coloranti, insomma veramente anche i conservanti sono buoni, quindi super approvato. Questo lo utilizzo la mattina, ecco, quindi vi ho completato anche la routine, no? Perché la Rosa Moschita dei Provenzali non hanno fatto un detergente viso che secondo me ci voleva per completare, no? Perché uno si fa tutta la routine. Come sapete, io vi dico sempre: quando vi struccate, utilizzate sempre un detergente alla fine. Dopo aver utilizzato il latte detergente, utilizzo sempre anche il detergente, questo qua. E come lo uso? Invece di metterlo direttamente sul viso, me lo metto un po' in mano, lo faccio schiumare un pochino, così è meno aggressivo, anche se questo non lo è. E poi la schiuma. Provate in questo modo, così non vi secca la pelle. La schiuma la passo sul viso, mi sono lavata il viso, sciacquo, bella acqua fredda tonificante e poi ci metto il tonico. E vi ho fatto tutta la routine. Dopo il siero. E se avete la pelle secca, mettete anche la crema oppure una goccina d'olio. E questo è tutto, ragazze. Ben presto vi farò sapere anche che penso degli altri prodotti, perché ce ne sono anche altri dei provenzali. Voi fatemi sapere nei commenti se avete provato questi, se ne avete trovati altri, anche di altre marche, sono a vostra disposizione. E vi do appuntamento ai prossimi video sui prodotti da supermercato. Ciao!